you Spesso durante i nostri focus vi facciamo vedere eventi che si svolgeranno nelle varie città della Romagna. Oggi ne parleremo di uno in particolare che si svolgerà a Forlì dal 30 settembre al 7 ottobre. Il titolo è un titolo molto significativo che è Il dialogo si fa azione. E partiamo dai nostri ospiti, ve li presento, che sono quelli che ci racconteranno appunto di questo evento, partendo da Andrea Saletti alla mia sinistra. Nipote di Anna Elena Tonelli. Benvenuto Davide Rosetti, presidente del Comitato per la Lotta contro la fame nel Mondo. E Roberto Gimelli, segretario del Comitato per la Lotta contro la fame nel Mondo. Quindi con queste presentazioni abbiamo anche già un po' anticipato chi sono gli organizzatori di questi giorni di eventi a Forlì. Intanto partiamo dal comitato, vogliamo sapere un po', ricordiamo ai nostri telespettatori quali sono appunto le attività del Comitato. Sì, diciamo, generalmente il comitato non organizza convegni ma si occupa di, di aiutare le persone bisognose. Eh, sono oltre 50 anni che si finanziano progetti di sviluppo un po' in tutto il mondo, ultimamente anche in Italia perché il bisogno è aumentato anche in Italia. E, e raccogliamo fondi nel, con diciamo riciclando, raccogliendo le cose usate che i cittadini forlivesi e dei dintorni ci portano al nostro mercatino che è aperto eh, tutti i giorni feriali, quindi vestiti, mobili, oggetti, libri e, e quant'altro viene portato lì dalle persone che non, non le utilizzano più, noi li, li valutiamo, quello che si può utilizzare, eh, riutilizzare lo mettiamo nel nostro mercatino oppure si, le altre cose vengono riciclate, al limite si rivende il ferro, si rivende la carta. Così facendo si, si riusciamo a raccogliere una buona quantità di fondi che poi usiamo per finanziare progetti principalmente nei paesi in via di sviluppo, quindi Africa, Sud America. Ultimamente abbiamo fatto anche molte cose in Italia, per esempio un paio d'anni fa abbiamo costruito una sala polivalente che abbiamo proprio dedicata ad Anna Lena fra l'altro, nelle zone terremotate. È stato un, un impegno molto grosso, abbiamo dato, tirato fuori tutto quello che avevamo nel nostro salvadanaio per aiutare le persone diciamo, terremotate, anche se il lavoro principalmente si fa, si fa nei paesi in via di sviluppo. Il lavoro del comitato è molto improntato sui pensieri, quelle che erano le attività di Anna Elena Tonelli, che vogliamo anche ricordare in questa occasione. Sì. Diciamo che la, è stata la nostra ispiratrice sin dall'inizio ed è, penso che sia una delle cose che distingue un po' i volontari del comitato e il comitato in sé, proprio perché. Eh, il fatto di, essere, di avere così alle spalle una persona di questo livello, con delle idee, con dei valori così alti, per me ci distingue, ci dà una carica in più, sono convinto di questo. Andrea, eh, sei il regista di questi giorni diciamo, di attività, che ripetiamo vanno dal 30 settembre al 7 ottobre, da dove è nata l'idea? L'idea nasce dalle parole che ci aveva detto Anna Lena a Forlì quando ci ha salutato e lei ci ha, detto, ci ha chiesto di essere gettata nelle fondamenta di qualcosa che cresce. Allora noi abbiamo lasciato sedimentare per diversi anni dopo dalla sua morte il suo, quindi per toglierci l'emozione sia come famiglia che come comitato, come amici. E dopo abbiamo invece iniziato a riprendere in mano questo suo messaggio. Annalena diceva anche un'altra cosa quando era in Kenya, il suo primo anno d'Africa. Si chiedeva se un giorno sarebbe spuntato un fiore dal concime. Annalena, lei si definiva concime, quindi un qualcosa che sta nel fondo, che fa nascere. Allora la primo, il primo pensiero è stato di rivolgersi ai giovani, alle scuole, ai ragazzi, ai bambini e in quest'anno in particolare abbiamo lavorato su cinque temi: il perdono, l'i care, quindi il prendersi a cuore, la non violenza, il far fiorire la ricchezza delle differenze. Perché il dialogo si fa azione, perché la prima cosa che incontriamo con i bambini, quando loro ascoltano il messaggio di Anna Lena, è proprio questo desiderio di dialogare fra di loro, di conoscersi, di vedere che in ognuno di loro c'è un qualcosa di differente, ma che alla fine è una classe, una casa, una famiglia sono tutti ambienti nel quale qui nasce il dialogo. Però Annalena diceva anche un'altra cosa, che ci vuole una onestà. Prima di tutto bisogna partire dall'onestà in se stessi. E quindi questo è stato il grande lavoro, bellissimo lavoro, appassionante con, eh, con i bambini, con i ragazzi, in cui si discute sul senso della vita. Ecco da dove nasce eh, Annalena e questo dialogo si fa azione. Questi eventi avranno anche un momento clou molto importante e ricordiamo sono anche aperti alla cittadinanza. Certo, l'idea iniziale era nata come, semplicemente come convegno, man mano che si è andato avanti il discorso è fiorito, proprio eh, tutta una serie di altre realtà hanno cominciato a dire, beh apriamo anche questo discorso, parliamo anche di questo. Certo, il convegno è un momento molto importante perché è l'invito, come diceva Andrea, ormai si è sedimentata l'emozione della morte traumatica di Annalena, è ora di parlare dei suoi valori, che sono eccezionali, ancora di più delle cose pur eccezionali che lei ha fatto. Il convegno vuole essere questo, non una celebrazione. Si svolgerà all'università nei giorni del 6 e 7 di ottobre. E eh, vorrà proprio essere una riflessione comune su questi valori che Andrea ha accennato e che sono molto ampi e anticipatori perché Annalena è stata un'anticipatrice. Certe cose, come la limitazione dei consumi anziché un'esasperazione dei consumi, li diceva ancora quando era studentessa universitaria. E quindi credo che sia il, arrivato un momento per tutti noi, in particolare per noi anziani. Di, di, di dire, beh, insomma, cosa abbiamo fatto e lanciare, stare accanto ai giovani, supportarli per, perché possono realizzare i loro sogni, le loro utopie, perché parleremo di Annalena, delle utopie degli anni giovanili, e, ma le utopie sono cose che bisogna inseguire, come anche la pace, la pace è un'utopia, forse sì, ma bisogna inseguirla comunque, anche se sappiamo che è difficile realizzare. All'università si parlerà di questo, ma poi ci sono altre iniziative, poi magari se Andrea ne vuole parlare. In queste diverse iniziative avete coinvolto molti giovani, alcuni le conosceremo anche nella seconda parte della nostra trasmissione, però eh, vedo un calendario veramente ricco, quindi si va dal momento della mostra, da magari un momento più ludico a un momento di riflessione. Esatto, noi apriamo il 30 settembre. Tutto inizia il 30 settembre in piazza Saffi, in cui eh, verrà inaugurata questa tenda dell'incontro. L'abbiamo proprio voluta eh, chiamare così: È una tenda, sono tre tende in realtà della protezione civile che verranno allestite davanti a San Mercuriale, in cui all'interno sono contenuti i lavori dei ragazzi, delle associazioni che hanno eh, partecipato, sono state molte le sono associazioni, sono state molte associazioni sì, che hanno anche loro appunto, lavorato su questi messaggi che, che dicevo prima ci saranno dei video, ci saranno insomma una tenda che noi eh, abbiamo proprio pensato come luogo per una settimana sarà aperta da frequentare, un luogo da frequentare in cui ci saranno ad esempio i libri che Annalena leggeva quindi i suoi autori preferiti, come si è formata da, da ragazza perché è aperta verso le scuole quindi apriamo il 30 settembre con questo momento di fest, in cui eh, ci sarà musica, ci sarà un buffet, ma a parte questo verrà anche inaugurata lì a fianco, nel chiostro di San Mercuriale, una mostra del UNHCR, una mostra fotografica, con fotografie che arrivano da, da tutto il mondo, uno sguardo proprio eh, sull'amore. La mostra si chiama Per Amore ed è, sono fotografie eh, molto, molto belle, quindi c'è anche questo valore aggiunto. E contemporaneamente lo stesso giorno poi più avanti, quando, quando viene proprio il 5 ottobre, ci sarà eh, l'intitolazione dell'Istituto Comprensivo 4 eh, ad Annalena, eh, l'apertura di un'altra mostra di svagarte presso i locali della provincia e poi via via altre, eh, altre, altre attività, fra cui che poi arriveremo al punto clou con questa marcia. Per le vie della città, passando nei luoghi eh, in cui Anna Lena ha frequentato da giovane, in cui si è accesa questa sua passione, questo suo incendio d'amore che lei diceva non si è mai spento nel corso della mia vita, diceva così, disse così a Forlì quando, sempre quando ci ha eh, salutati. E poi una veglia di preghiera e poi appunto il convegno e anche eh, lo spettacolo di teatro, spettacolo di teatro musicale. Quindi c'è veramente. Eh, ci sono veramente tantissimi momenti da vivere in cui, come diceva Roberto, noi non vogliamo celebrare Anna Elena. Sarebbe sbagliato e sarebbe una cosa che lei non avrebbe voluto. Vogliamo proprio arrivare al suo messaggio di vita. Lei diceva: eppure la vita ha senso solo se si ama. Nulla ha senso al di fuori dell'amore, poi diceva ancora: La mia vita ha conosciuto tanti e poi tanti pericoli. Ho rischiato la morte tante e poi tante volte. Sono stata per anni nel mezzo della guerra. Ho sperimentato nella mia carne, quindi, delle persone di cui amavo e dunque nella mia carne la cattiveria dell'uomo. E ne sono uscita con una convinzione incrollabile: ciò che conta è solo amare. Ecco, Andalena è. Radicata e forte, ecco perché arriva così bene ai, ai giovani: perché i giovani di fronte a questo messaggio rimangono colpiti perché questa donna aveva questo grande senso, dava un grande senso alla vita. E oggi il tema del dare il senso della, alla propria vita è fondamentale. E credo che lei ci insegni che si può iniziare anche dalla propria città a fare esatto. il bene, quindi si parte da Forlì. Te lo diceva, dice, credevo che si potesse servire solo andando lontano, invece mi sono resa conto che servire si serve dovunque, l'importante è avere lo spirito per servire, quindi anche a Forlì questo si può fare. E questo che è il messaggio dà. anche che volete dare certo, a, alla, popolazione alla popolazione che verrà, a quelli che verranno anche durante certo, questo evento? Certo, vorremmo risvegliare, vorremmo motivare i giovani e risvegliare i vecchi. diciamo <ride> E, ehm, oltre a questi eventi, come si diceva, sono coinvolte molte associazioni, sono tutte associazioni di volontariato che vi affiancano in questa. Eh. Sono tutte associazioni che hanno risposto al, eh, al bando di apertura di questo eh, di questi cinque punti, di questi cinque temi, e che hanno lavorato ognuno in maniera diversa. E questa è la cosa straordinaria. Ci sono scuole, ad esempio, in cui si è lavorato sulla psicomotricità dei bambini con difficoltà, ci sono associazioni che hanno lavorato con i rifugiati, ci sono associazioni, ognuno ha preso da Andalena, perché Andalena ha questo di bello, che ognuno poi prende dal suo messaggio quello che è più vicino, che sente nel suo cuore. Ti posso fare degli esempi, sono stato molto dai bambini dell'elementare, i bambini dell'elementare sono stati una, una sorpresa immensa. E loro hanno sentito, ad esempio, fortissimo il suo messaggio di maternità. Andalena è stata madre di migliaia di bambini. E loro subito hanno iniziato a raccontare delle loro famiglie: eh, di una nonna che sta male, di un, di un padre che non c'è più, di una madre che non c'è più, di un fratello, di una sorella. Vedono in lei la loro vita, il loro rispecchiarsi e capiscono che effettivamente questo care, questa vera cura è quello che in parte possono fare e specialmente loro vivono questo messaggio di diventare giardinieri di uomini, che è quello che Annalena diceva a noi tutti, diventate giardinieri di uomini, cioè fate crescere e fiorire le persone vicino a voi. Quindi nella differenza che c'è in una classe, io sono solare, sono simpatico, sono allegro, tu invece sei onesto, sei rispettoso, se noi uniamo ciò che siamo, se io sto vicino a te, io imparo da te questo e tu impari da me questo. E poi l'altra grande scoperta per loro è stata quella di imparare a guardare nella classe quelli che sono messi da parte. Annalena è stata la prima cosa che diceva in classe, lei iniziò così, giovanissima, aiutando una sua compagna in difficoltà e loro così capiscono e sentono che possono diventare giardinieri di uomini, hanno questo grande desiderio di fiorire. Diamo anche i riferimenti del luogo dove si trova il comitato per chi non lo conosce, così sì. da vedere anche quali sono le attività. Sì, noi siamo eh, in largo a Nalena Tonelli perché è un, un posto dedicato anche la città dedicata a lei, che comunque è eh, praticamente in via lunga, adiacente al seminario, quindi quartiere San Benedetto. E, si può venire tutti i giorni, feriali adesso Lavorate con dei volontari? Sì, de, al, al, al comitato tutti i giorni ci sono più di 20 volontari che lavorano nei, divisi un po' nei vari reparti, che sono attivi proprio tutti i giorni. Adesso abbiamo anche un gruppo di giovani che rie, terranno aperto eh, i locali anche al sabato, sabato mattina, per cui questa è un po' la novità. Mm, alcuni di questi sono anche quelli che poi sono nel, nel musical. La, di cui parleremo dopo. Eh, per cui, seguendo un po' anche le, le vie di Anna Lena, eh, anche al Comitato, cerchiamo un po' di, di essere giardinieri di uomini, anche noi, cioè di trovare un seguito a, questo, a questa storia che dura da più di 50 anni e, e non, insomma, vogliamo farla continuare. La civiltà nel senso reale del termine non consiste nella moltiplicazione ma nella volontaria e deliberata restrizione dei bisogni. Così diceva Gandhi ma diceva anche Anna Lena, questa soltanto porta alla felicità, al vero appagamento e cresce di a servire. Questo sarà il progetto dei giovani l'anno prossimo, dei ragazzi nelle scuole, fare formazione su questo tema, sul contenimento dei bisogni. Quindi la, la decrescita felice di cui eh. tutti, anche esatto. gli economisti, adesso iniziano a parlare. Certo. Bene, allora facciamo una breve interruzione, passiamo alla seconda parte della nostra trasmissione ringraziando gli ospiti che sono stati con noi. Grazie a te. In questa seconda parte di trasmissione entreremo nel vivo di alcuni eventi che si svolgeranno proprio nella settimana dal 30 settembre al 7 ottobre. Intanto vi presentiamo gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio. Partiamo da Paolo Baccarini, regista. E Mara Andreozzi, organizzatrice della marcia, ma anche una delle attrici di questo spettacolo, di questo musical del, che si chiama Il fiore del deserto. E partiamo proprio da questo spettacolo. Da dove è nata l'idea? L'idea dello spettacolo nasce proprio due anni fa, erano il 5 ottobre, due anni fa, e eravamo al Teatro Fabbri, ero al Teatro Fabri con, con, con Paolo e dove c'era una quinta elementare di una scuola di Cesena intitolata ad Anna Lena che sul palco stava mettendo in scena la sua vita. E in questo bellissimo e semplice che arrivava dritto al cuore, modo loro di recitare stupendo, c'era in mezzo appariva qualcosa di straordinario, qualcosa di non recitato. In mezzo a questa classe c'era un bambino su una sedia a rotelle e i suoi compagni di classe lo facevano ballare, quando loro ballavano, loro, la loro preoccupazione più grande era che anche lui ballasse, quindi muovevano la carrozzina. Quando loro suonavano, avevano in mano un tamburello, anche lui doveva avere in mano un tamburello. E quindi non, importa se, non importava nulla se era fuori tempo, a tempo, l'importante è che era quel compagno di classe facesse lo spettacolo. Ecco, il senso di Anna era lì, era in un qualcosa di eh, non recitato. Perché era una cosa che veniva dal cuore. Il messaggio a questi bambini era perfettamente arrivato, ce l'avevano già dentro. E con me vicino c'era Paolo che avevo invitato a vedere eh, lo spettacolo eh, con me e lui lì si vede che gli si è acceso, è sì. <ride> gli si è acceso qualcosa e qui ecco, lo spiega lui cosa è successo lì in quel momento. Sì, intanto abbiamo già visto qualche immagine, qualche breve anticipazione di quello che sarà questo musical, no? Perché sì, è un musical. Sì. E ecco, mi piace partire da di qui perché io mi sono proprio commosso due o tre volte almeno a quei lacrimoni a teatro, cosa che non mi succedeva da anni. Io facevo già teatro e musical a livello amatoriale e mi sono detto proprio: qui c'è un messaggio eh, che va oltre la bravura degli attori, oltre la capacità di recitare o di cantare. Questo è un messaggio che non deve rimanere solo qui, e già era una ricchezza per me riceverlo lì. Questo è un messaggio che deve andare ai giovani. E per giovani intendo tutti quelli che sentono ancora dentro di sé la possibilità di cambiare. Però era un po' un progetto utopico. Ne parlai a Andrea mi disse: Sì, sì, tu vai e fai. Ero ancora da solo, non avevo nessun gruppo a cui proporre la cosa, però sapevo che volevo far nascere un gruppo che portasse un messaggio di bellezza, bellezza evangelica tramite i valori vissuti da Annalena. Quindi, così con gli amici ho cominciato a parlarne, ho raggruppato persone, Partendo da musicisti, perché l'altra cosa che sentivo era la musica dal vivo, quindi una musica scritta per questo spettacolo. E il primo anno è stato preziosissimo eh, il cammino che abbiamo fatto su di noi personale. E, guidati da Andrea, che ci ha dato tanto materiale su Annalena, e guidati da Padre Luca, che ci ha fatto degli incontri per spiegarci proprio i valori per cui Annalena ha speso la vita. E, inoltre la supervisione preziosissima di Maria Teresa, amica di Annalena e compagna di Annalena in Africa nei primi anni e davvero mi viene da dire la provvidenza ha guidato perché quello che Andrea diceva la verità che si vedeva nei bimbi col, col bimbo in carrozzina è successa anche a noi e in diverse vie, siamo partiti come gruppo di amici forlivesi poi si sono integrati ragazzi africani e poi anche bimbi africani che hanno dato quel senso di maternità che, che è fondamentale per rappresentare bene Annalena. E ultima verità che si è aggiunta nel gruppo è un bimbo sordo. E Anna Annalena, negli ultimi anni a Borama, sotto guerra civile, in un momento terribile di vita, ostacolata da tanti, parlava della scuola di Borama, una scuola per sordi, come un miracolo in terra. Una scuola in cui bimbi sordi sono integrati con i bimbi normali, però al contrario, sono i bimbi udenti che chiedono di essere inseriti alla scuola. E cosa è successo a noi? Che per la replica di Roma, un bimbo sordo di, di un'amica è stato inserito nel gruppo. Questo ha dato una gran ricchezza, intanto ha chiesto a noi di cominciare un po' a gesticolare, a dover imparare un minimo la lingua dei segni, siamo ancora molto asini quindi i bimbi imparano molto prima. L'altra novità che adesso anticipo è che probabilmente lo spettacolo di domenica sarà tradotto, tradotto in lingua dei segni. Quindi c'è la comunità nazionale dei sordi che ha chiesto informazioni, parteciperà sicuramente al convegno mattutino della domenica e probabilmente anche lo spettacolo e quindi e davvero sarà uno spettacolo dove c'è questa integrazione anche nel pubblico, non uno spettacolo per sordi né uno spettacolo per udenti, ma uno spettacolo dove tutti si sta assieme e stiamo cercando di renderlo teatrale anche per un non udente. Dove si svolgerà lo spettacolo? Lo spettacolo a Diego Fabri sabato 6 alle ore 21 e domenica 7 ore 16.30. Aperto alla cittadinanza, chi vuole acquistare il biglietto? Assolutamente sì, leggo i posti così non sbaglio. Libreria del Duomo, Equamente Altro Mercato, Buon Pastore Caritas e La Fiasca. Questi sono i quattro posti dove si può comprare il biglietto, ha un'offerta di 5 euro. Consiglio di muoversi perché noi stiamo pubblicizzando molto per le vie, quindi i biglietti stanno andando via. Ho visto che gli attori del musical sono molto a parte l'entusiasmo, ma hanno delle belle voci, li hai fatti anche ballare, muovere, quindi eh, diciamo che hai animato molto questo spettacolo, sono attori amatoriali che sì. ci stanno mettendo la, la propria passione. Assolutamente sì. Partiamo come gruppo amatoriale, poi abbiamo eh, diversi con competenze di studio, quindi c'è chi ha studiato musica, c'è chi ha studiato canto, chi ha studiato danza. Ecco, quello che creiamo è proprio un mix di competenze dove davvero tramite la bellezza anche della via dell'arte, io credo molto in questo, si porta un messaggio di bellezza, di speranza, di amore. Mara in scena con questo gruppo di attori guidati da Paolo, com'è stata l'esperienza? È stata strana, quando Paolo ci ha chiesto di partire sembrava un progetto troppo grande. Però in realtà quello che abbiamo scoperto è proprio il lavoro che abbiamo fatto su noi stessi, ci ha fatto capire che eh, non siamo noi a portare qualcosa, è proprio quasi di più quello che ha dato a noi questo progetto. Ed è in realtà un po' quello che vogliamo testimoniare con la marcia del 5 ottobre alle 8.30, partiamo dai musei del San domenico con una marcia nel quale vogliamo proprio. Con, con, il, con la quale vogliamo proprio condividere eh, i luoghi, le persone care ad Anna Lena, quella che è la gioia che lei ha trasmesso prima di tutto a noi che abbiamo iniziato a conoscerla con Andrea. E sarà una marcia molto gioiosa, una marcia molto colorata che vuole proprio testimoniare un po' quello che per Anna Lena era il filo conduttore di tutto, quindi la forza dell'amore che lei metteva in ogni, in ogni cosa. È un pensiero che in realtà mi sta molto a cuore, e Anna Lena diceva che tocca proprio ai giovani adesso portare avanti con coraggio il suo messaggio. Per cui speriamo un po' con questo spettacolo di riuscire a trasmettere proprio il suo messaggio. La marcia parte esattamente in quale punto? Parte alle 8:30 dai Musei del San Domenico, poi si concluderà e alla chiesa di San Mercuriale dove ci sarà un momento di preghiera in cui le parole di Anna Lena ci accompagneranno proprio eh, durante, durante la serata ecco. qualsiasi persona può aderire alla marcia, basta certo. presentarsi sì, o... esatto, vi aspettiamo tutti alle 8 e mezza ai musei San Domenico e poi durante la marcia sarà animata da diversi adesso non svegliamo tutto, è bello che sia una sorpresa sì, ci però vuole un po' anche la sorpresa eh, Sicuramente, qualche classe di quelle che prima citava Andrea, che hanno fatto progetti su Annalena, parteciperà attivamente, quindi con musiche, canti. Vuole proprio essere, come diceva Mara, una marcia gioiosa, quindi saranno diverse le modalità con cui si cammina, prima sui valori laici di Annalena e poi, per chi vuole, in chiesa, sui valori cristiani di Annalena. Sono state molte le classi coinvolte in questo progetto e come voglio dire. Capire anche qual è stato il loro convergimento, se ci sono stati molti ragazzi che alla fine hanno aderito e hanno deciso di rimanere con voi durante queste giornate? Beh, eh, io posso dirti che indicativamente sono 4.000 gli, gli studenti che ho visto io. E poi dopo, in questo, fra l'altro, loro due sono entrambi venuti con me diverse, diverse volte. E abbiamo avuto molto riscontro in determinati eh, istituti, eh, l'istituto quello penso di Bertinoro, di Fratt, di Santa Maria Nuova, eh, l'istituto 4 eh, delle scuole di Cesena, eh, una scuola media di Cesena di Vela della Resistenza, cioè ci sono state delle scuole che hanno lavorato moltissimo sui, sui messaggi, eh, sul messaggio di, eh, di Andalena, perché chiaramente noi siamo andati, abbiamo fatto magari uno, o due incontri. Poi dopo sono le maestre con i bambini o le professoresse con i ragazzi che nel corso di tutto un anno hanno eh, lavorato eh, su questi temi. Quindi sì, eh, penso che ci sarà una, una buona adesione eh, de degli studenti che comunque verranno anche proprio a visitare questa, questa tenda dell'incontro durante, durante la settimana. Tenda che mi sono dimenticato di dire prima, sarà proprio allestita con i mobili usati del Comitato, cioè dentro... Sarà quindi molto vintage <ride> con questi lavori e sarà proprio porteremo anche un pezzettino. Però diciamo che fa del molto comitato. contemporaneo esatto, questa esatto. cosa della, del riuso e del riuso assolutamente, dei assolutamente, assolutamente, sì. Quindi eh, proprio noi vogliamo portare la gioia del messaggio di Analena, che ha vissuto in ambienti difficilissimi, e estremamente difficili, ma lei diceva proprio che la sua vita è stato un dono bellissimo, una vita da rendere grazie. E quindi quello che stupisce è proprio questo, che una persona che ha vissuto in ambienti così ostili abbia finito la sua vita dicendo che ha vissuto la più bella delle vite possibili. Quindi chi di noi vorrebbe arrivare in fondo al suo cammino e dire ho vissuto la vita più bella di quelle possibili? E il grande tema appunto è, è questo qui. E concludiamo parlando invece, visto che si parla della gioia di vivere, della bellezza del messaggio di Anna Elena Tonelli, Parliamo anche della festa in piazza, quindi ovviamente che questo evento è anche un momento di incontro tra le persone, è un momento di festa. Quando si svolgerà? Se, se ci date allora, qualche dettaglio. Allora sarà domenica 30 settembre, quindi sarà proprio l'inizio della settimana e quello che si sta pensando è proprio una festa. Sicuramente le autorità saranno presenti, ci sarà un momento più istituzionale all'inizio. E con la premiazione poi delle classi che hanno partecipato al progetto, e però per mantenere il clima di festa, anche noi ragazzi della compagnia ci stiamo impegnando per portare qualche canto, qualche, qualche cosa che già faccia di un assaggio del nostro modo di aver vissuto Annalena. Ecco, lo spettacolo, come diceva Mara, vuole essere una testimonianza di quello che Annalena dà agli occhi di un giovane. Quindi vi aspettate anche una grande partecipazione da parte della cittadinanza, di quelli che non fanno parte di questa comunità che voi comunque avete creato, ma che volete comunque coinvolgere in questo messaggio. Sì, per me ecco, l'obiettivo più bello sarebbe arrivare a chi questo messaggio ancora non l'ha toccato. Quindi eh, uscire. Ci chiamiamo compagnia, quelli della via, proprio l'immagine è quella del, dell'andare e, e testimoniare questo messaggio. Mi piacerebbe leggere proprio una parte di questo messaggio di Andalena ai giovani che dice dia ai ragazzi che la vita è bella, che vale la pena che sia vissuta fino in fondo e che non abbiano paura di viverla questa vita sino in fondo, di loro che imparino a diventare onesti dentro, rigorosamente onesti con se stessi e poi che paghino, che non abbiano paura e si diano fino in fondo, perché così la vita è bella, solo così. Ecco. Ti ringrazio per queste parole e chiudiamo qua la trasmissione con queste bellissime parole appunto di Anna Elena Tonelli. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi e rinnoviamo l'invito ai nostri telespettatori dal 30 settembre al 7 ottobre in Piazza Safi ma anche all'Università, al Teatro Diego Fabri, insomma tantissimi eventi eh, durante questi giorni. Grazie per averci seguito e arrivederci a tutti.